Il signor Valéry era sposato con un essere ambiguo, come lui stesso diceva. Quando il signor Valéry aveva bisogno di qualcosa che possiamo chiamare X, l'essere era X. E quando aveva bisogno di qualcosa che possiamo chiamare Y, l'essere era Y. Il matrimonio funzionava perché il signor Valéry aveva solo due volontà. Il signor Valéry spiegava: l'essere con cui mi sono sposato è così, e lo disegnava. E se fosse solo così, mi stancherebbe. E se invece fosse solo così? Mi annoierebbe. Per fortuna, diceva il signor Valéry, ci sono cubi e sfere imperfette. E con un raro gioco di parole concludeva ironico: e questo, per me, è perfetto. Però nessuno ha mai visto il signor Valéry accompagnato.